Buon pomeriggio dall'Istituto Superiore di Sanità e benvenuti al meeting numero 25 sul nuovo coronavirus. Oggi è il 15 luglio, 25 settimane di ragionamenti di scienza, tra una grossa comunità di scienza su quello che è successo nel nostro paese. Noi abbiamo cominciato il 29 di gennaio e se chi c'era, chi se lo ricorda, eravamo ancora non coscienti di quello che sarebbe successo nelle settimane successive. Però, grazie a questa serie di meeting, siamo riusciti a continuare a dialogare sul coronavirus e in tutte le sue articolazioni. Quindi, con grande soddisfazione che oggi apro il 25esimo meeting, l'ultimo della fase preestiva, perché da domani iniziano dei lavori di cablaggio sulla rete. E quindi abbiamo approfittato del periodo estivo per lavorarci su. Devo dire che già abbiamo 100 postazioni in teleconferenza disponibili e invece in webinar riusciamo ad arrivare a circa il migliaio. Volevamo sistemare questa rete, visto che questa nuova modalità di comunicare la scienza ha preso il posto dei convegni, congressi tradizionali e lo prenderà ancora per un po'. Ci auguriamo che presto finirà, che potremmo rivederci di persona. Però in attesa di quello che succederà dell'epidemia, noi continuiamo così e ci rinforziamo con un cablaggio nuovo. Abbiamo un programma sempre interessante e ricco. Riprendiamo però da un argomento molto interessante discusso la settimana volta, l'ultima volta, che è quello della trasmissione della SARS-CoV-2 e da droplet o airborne, tutto quel dibattito che si è aperto grazie alle comunicazioni dell'OMS. Abbiamo chiesto la cortesia a Benedetta Legranzi, che ce l'aveva proposto una settimana fa, di riprenderlo, anche perché in realtà la settimana scorsa non abbiamo potuto parlarne assieme. Per cui se qualcheduno che era presente la settimana scorsa vuole fare domande alla dottoressa Legranzi, questo è il momento, perché la dottoressa ha solo questa mezz'ora per stare con noi, che dopo ha altri impegni. E quindi chiedo che se sono in teleconferenza, c'è la manina e ci fanno vedere e vi diamo la parola. Se invece volete mandare delle domande in posta elettronica, se voi siete in webinar in streaming, io gliele pongo immediatamente. Approfitto per dire che poi cominceremo in maniera tradizionale con l'aggiornamento delle note epidemiologiche e daremo la parola alla collega Stefania Bellino e poi daremo la parola ai colleghi della medicina interna. Abbiamo il presidente di FADOI, il professor Dario Manfellotto della Società Scientifica di Medicina Interna. E poi abbiamo anche Gualberto Gussoni, che è il direttore del centro studi di FADOI, per alcune proposte sul documento programmatico che AFI, FADOI, GIDM e SIMEF hanno proposto alla comunità scientifica. Poi passeremo la parola alla SIMG, era previsto Claudio Cricelli, ma c'è il collega Grattagliano, che parleremo di organizzazione delle strutture sanitarie territoriali post-Covid e nuovi aspetti di formazione continua. E poi il sottoscritto farà un po' il punto di tutta questa serie di meeting e chiuderemo con un video molto interessante prodotto dall'ufficio stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma vedo già in collegamento Benedetta Legranzi, gli passo la parola per richiamare alcuni dei principi già espressi la settimana scorsa. E per vedere se la comunità scientifica che è qui in collegamento vuole anche fare delle domande di chiarimento. Dottoressa Legranzi, le passo subito la parola per un breve cenno di chiarimento. Grazie. Grazie mille, mi scuso tantissimo con tutti, con gli organizzatori e con tutti i partecipanti perché la volta scorsa non ho potuto rimanere fino alla fine e quindi non è stato possibile fare delle domande. Vorrei anche chiedere al dottor Bertinato se mi conferma che il collegamento è buono perché io Ottimo. avevo avuto delle interruzioni mentre lui stava parlando. Sì, Va bene? posso fare una battuta meglio che al TG1 di ieri sera. Bene,
Perfetto. Allora, volevo fare un breve riassunto, anche perché la volta scorsa avevo un po' parlato dell'argomento più dal punto di vista della ricerca, ma magari un breve riassunto sull'attuale discussione in corso sulle modalità di trasmissione del virus. Per sottolinearvi quali sono i punti, diciamo, più caldi di questa discussione. Prima di tutto, e che sono tra l'altro sottolineati in questo brief che abbiamo pubblicato la settimana scorsa, è un scientific brief dove discutiamo delle modalità di trasmissione e delle implicazioni per la prevenzione. Quindi vi invito a guardare questo documento che è stato aggiornato recentemente e che fornisce un po' una panoramica della problematica. Però volevo chiarire alcune questioni. Allora, quello che si sa con certezza è che questo virus si trasmette per contatto stretto o contatto diretto tra persone affette e soggetti suscettibili per esposizione delle loro mucose, in particolare di bocca, naso e occhi. Questo può avvenire generalmente attraverso goccioline, come sapete, che vengono emesse durante tosse, starnuti, parlando o anche cantando, e che generalmente sono di dimensioni superiori ai 5-10 micrometri. Espulse a e che si propagano a distanze brevi e rimangono nell'aria per pochi minuti. Quindi questo è quello che si sa in maniera consolidata. Dal punto di vista della trasmissione per contatto indiretto con superfici o oggetti contaminati da secrezioni infette, questa via è molto probabile perché è una modalità dimostrata per altri coronavirus e anche perché la documentazione di contaminazione ambientale di vari tipi di superfici con sopravvivenza del virus e anche identificazione e isolamento del virus in forma vitale, quindi da coltura cellulare, è stata dimostrata da vari studi, da tanti studi, ce ne sono più di 10 adesso a questo punto, che hanno dimostrato la presenza del virus a livello delle superfici o di oggetti. Quindi questa modalità di trasmissione, veramente con la dimostrazione che questa sia stata l'unica via in specifici case report, non c'è, perché è difficile isolare, diciamo, la modalità di trasmissione per contatto indiretto da quella da droplets diretto, diciamo. Ma è molto molto probabile perché il virus in forma vitale è stato isolato più volte da superfici e da oggetti. Quindi questo è il motivo per cui pensiamo e anche altre organizzazioni pensano che sia una modalità probabile, anche se non è dimostrata veramente in maniera schiacciante. Allora, per quanto riguarda la via aerea, quello che sappiamo è che la trasmissione può avvenire in ambiente sanitario dove ci siano procedure che generano aerosol, come la broncoscopia, la ventilazione assistita di pazienti affetti da Covid. Tuttavia, ci sono stati studi e indagini e scienziati che sono andati molto nella direzione di pensare che la via aerogena possa avere un ruolo comunque abbastanza considerevole. Allora, le ragioni di queste posizioni sono basate su vari elementi di evidenza, che vorrei riassumervi per spiegare anche come i nostri esperti considerano che questi elementi di evidenza devono essere interpretati. Allora, ci sono delle teorie di aerodinamica, di ingegneristica, di ingegneria e di fisica che si basano su degli esperimenti, dove si ipotizza il fatto che
ci possa essere formazione di aerosol a partire da soggetti, da soggetti indipendentemente che siano affetti oppure no, ma che ciascuno di noi possa emettere aerosol direttamente insieme anche a goccioline, come ho spiegato prima, parlando, cantando, attraverso delle normali attività o anche respirando. Questo è un aspetto di questa teoria fisica, della fisica dei flussi. La seconda è che parte delle goccioline di maggiore dimensioni, cosiddette droplets, possano evaporare e quindi generare delle goccioline di più piccole dimensioni che rientrano nel range dell'aerosol, che è al di sotto di 5 micrometri. Allora, queste sono delle teorie che possono essere plausibili, ma è bene precisare che sono delle teorie sperimentali. E soprattutto nel momento in cui noi discutiamo con questi scienziati per capire qual è la proporzione di questi aerosol rispetto, per esempio, ai droplets in un'attività normale di respiro o di emissione attraverso la parlata o cantando. Il problema è che non è possibile avere una quantificazione della percentuale di queste che possono essere aerosol. Poi invece, se andiamo a considerare l'infettività di queste particelle, allora c'è un'altra area della ricerca che riguarda il campionamento di aria, cioè come si campionano le superfici. Ci sono delle metodologie per campionare l'aria e quindi questo è stato fatto nei dintorni di pazienti affetti da Covid o anche in ambienti non esattamente proprio vicini a questi pazienti, un po' più distanti, di qualche metro più distante. Allora, questi campionamenti, tra l'altro, sono stati fatti anche in altri luoghi, non solo ambienti sanitari, ma anche, per esempio, situazioni di isolamento domiciliare. Ci sono un paio di studi anche al di fuori degli ambienti sanitari. Per Covid-19, come avevo detto l'altra volta, questi studi hanno portato dei risultati controversi, nel senso che inizialmente alcuni studi portavano dei risultati positivi con test RNA positivi per Covid-19 e ad oggi sono 6 gli studi che hanno riportato dei dati positivi di questo tipo, mentre ad oggi adesso ne abbiamo 8 che hanno trovato tutti i campioni di aria negativi. Poi l'altro elemento importante da tenere presente è che trovare frammenti di RNA non significa avere un virus vitale e quindi purtroppo questo dato relativo al virus, scusate solo un secondo che devo essere sicura che mi continuate a sentire? Tutto bene. Ok, quindi non significa che trovare dell'RNA positivo, no, che tra l'altro è stato trovato positivo a basse concentrazioni, mentre invece nei campioni ambientali di superfici che vi avevo menzionato prima è stato trovato ad alte concentrazioni, oltre al fatto che è stato trovato anche in forma vitale. Trovare questo virus, questo RNA, non significa che il virus sia presente in forma vitale, potrebbe anche essere soltanto degradato ed essere in particelle. Il problema di questi studi e comunque la domanda di ricerca che ci si pone in questo e in altri ambiti è qual è la carica infettante, cioè quanto virus è necessario per effettivamente causare malattia e se il virus è in forma attiva, replicativa e infettante in questi vari ambiti in cui è isolato.
Quindi questa era la seconda area della ricerca per la via erogena. La terza area della ricerca per la via erogena è quella del fatto che abbiamo adesso alcuni report da situazioni specifiche, che sono tutte situazioni caratterizzate da cluster che sono avvenuti all'interno di ambienti chiusi, caratterizzati generalmente da un sovraffollamento o comunque da una vicinanza fra le persone e da scarsa ventilazione dell'ambiente. Quindi ci sono alcuni report, per esempio uno di un coro nel Nebraska che si era riunito e poi ci sono stati vari casi, un altro in un ristorante, un altro in una palestra e cose di questo tipo, che hanno fatto, siccome dalla ricostruzione degli eventi si intuisce o sembra che non sia probabile che ci sia stato un contatto diretto fra le persone, allora si è veramente di più ipotizzata la possibilità per via erogena. Tuttavia, ricostruendo davvero in maniera molto attenta, anche a detta degli autori di questi report, tutte queste situazioni, non si possono escludere anche altre vie. Adesso non ho la possibilità di descrivere questo nel dettaglio, ma se volete farlo lo possiamo fare dopo, oppure mi mandate delle domande per iscritto. Ma abbiamo analizzato molto dettagliatamente ciascuno di questi report. Non si possono escludere anche altre vie, ma nemmeno quella via aerea può essere esclusa. Quindi è importante sottolineare questo. Poi c'è un altro elemento per capire quanto probabile sia la trasmissione per via aerea. Ci sono una serie di report di situazioni nosocomiali dove operatori esposti che non avevano una protezione per via di protezioni che proteggono dall'aerosol, come i respiratori, che sono stati esposti. Non sono stati contagiati. Recentemente ci sono anche dei report proprio nella stessa direzione, che sono al di fuori. Non so se sapete che ieri è uscito un articolo su un grosso studio su persone che frequentavano un salone di parrucchiere, dove è stato constatata la stessa cosa. Quindi, questa è una prova al contrario, diciamo, del fatto che la via per aerosol non è così probabile, perché altrimenti ci sarebbero molte più infezioni in situazioni di esposizione di persone non protette. Quindi, queste sono le varie questioni. Allora, in conclusione, rispetto alla via erogena, quello che noi riteniamo sulla base del consenso di decine di esperti che abbiamo consultato in questi mesi è che non si possa escludere la via erogena, che sicuramente ci possono essere condizioni in cui la trasmissione per via erogena potrebbe essere in causa, è favorita, soprattutto queste situazioni che ho descritto precedentemente. Tuttavia, non c'è una dimostrazione di questo e bisogna davvero condurre più ricerca più attenta in questo senso. E infatti, noi stiamo appunto supportando ricerca in questa direzione e anche cercando di raggiungere un consensus fra gli esperti su quali siano le metodologie da utilizzare nella ricerca, perché non è facile appunto ricercare in questo particolare ambito. Un'ultima cosa che fa parte delle novità degli ultimi giorni è che, come forse avete sentito, ci sono sempre più studi che dimostrano la presenza del virus in acque reflue e anche a livello di feci. In particolare a livello delle feci ci sono tre studi che hanno dimostrato la presenza del virus in maniera vitale, ma discutevo ieri con Tom Jefferson, che forse avrete visto anche al telegiornale di ieri sera, che lavora all'Università di Oxford e collabora in maniera costante con noi, con il suo gruppo. Lui mi diceva che hanno contattato gli autori di altri lavori
dove hanno identificato il virus in RNA e li hanno contattati per fare un follow-up e sapere se effettivamente l'hanno anche trovato in maniera vitale, e c'è la conferma che altri studi, oltre ai tre che vi ho citato, che sono pubblicati, hanno identificato il virus in forma vitale. Quindi io mi fermerei qui come riassunto. E poi, se appunto avete delle domande, possiamo spendere i prossimi 10 minuti o così a fare Bene. domande. Intanto grazie molte per la chiarezza, le precisazioni sono assolutamente chiare, precise e puntuali. Io chiedo qui alla cabina di regia se ci sono delle manine che appaiono in teleconferenza, ma non vedo persone. Adesso che abbiamo sempre dei tempi di reazione che sono un po' più lunghi di quella che è la normale modalità di comunicazione se fosse un convegno in presenza. E anche vedo, sto cercando di capire se ci sono delle domande in posta elettronica. Perfetto. Questa potrebbe essere legata alla. Scusa, forse un'ultima precisazione che volevo dire. Stiamo discutendo appunto con vari esperti, gente che fa modelli, eccetera, appunto come fare a rispondere alla domanda quale può essere l'importanza della via erogena, perché come vi ho detto, cioè, nessuno dice che è impossibile. Però il problema è capire quanto è importante, vista l'epidemiologia di questa epidemia, della trasmissione e anche appunto quali sono le reali evidenze della via erogena. Vi posso dire che gli esperti, anche quelli che sostengono che sia importante, rispondono che diciamo, l'importanza di questo, basata su dati preliminari, quindi veramente molto preliminari, e vi prego di non ripetere questa cosa, ma per il momento, finché non abbiamo dei dati, parlano del circa dell'1% o meno della importanza, cioè del ruolo relativo di questa via di trasmissione rispetto ad altre. Quindi potete capire che effettivamente, se è così, e appunto questi sono dati molto preliminari, quando noi diciamo che non riteniamo che abbia un ruolo fondamentale, probabilmente siamo in una posizione ragionevole, ecco. Bene, nel frattempo è arrivata una domanda dal collega Novati della Direzione Medica dell'Ospedale Regionale di Aosta, che ringrazia per l'intervento e poi chiede: la trasmissione aerea di virus respiratori molto diffusi, ad esempio i virus influenzali, è considerata non più che residuale. Non credo che SARS-CoV-2 possa fare eccezione. La dottoressa Legranzi è d'accordo? Credo di sì, nel senso che è quello che appunto ho spiegato, cioè che noi riteniamo che non abbia un ruolo fondamentale nella propagazione del virus. C'è un'altra domanda da una collega qui dell'istituto. La Almeno collega. per il momento è in funzione delle evidenze disponibili. Se poi ci saranno evidenze che portano in un'altra direzione, ovviamente cambieremo la nostra posizione. Ho una collega del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Antonella Mauliani, che chiede se ci sono ulteriori dati riguardo ai livelli di contaminazione da Covid-19 in acque reflue urbane. Sì, cioè io non sono una specialista in questo settore e quindi mi scuso già per forse le scarse informazioni che sono in grado di fornire. È stato identificato il virus in acque reflue. Come dicevo, vi posso mandare poi magari rapidamente un paio di referenze. Perché c'è questa review, questa living review, che vuol dire che è una review che viene aggiornata praticamente ogni settimana o in tempo reale, che viene fatta dall'Università di Oxford, con cui noi collaboriamo,
Questa review ha mostrato che appunto ci sono sempre più studi che hanno identificato nelle acque reflue, tra cui, non so se lo sapete perché è una notizia di ieri, che il virus è stato identificato nelle acque reflue di Barcellona nel marzo del 2019, quindi campioni di virus, di RNA, quindi sempre frammenti potenzialmente non virus vitale, ma è stato identificato nelle acque di Barcellona in marzo 2019 in campioni disponibili di quel tempo, quindi vuol dire un anno, 9 mesi prima dell'identificazione dell'inizio dell'epidemia. Inoltre è stato isolato da acque reflue di Milano, mi pare del febbraio del 2020, quindi Quindi quello che 18 forse anche in dicembre, se non mi sbaglio, settembre. anche in 18 dicembre. dicembre. Quindi praticamente adesso ripeto quello che esperti dicono, non io personalmente, perché come ho detto non sono un'esperta in questo particolare settore ambientale, ma dicono che appunto ormai ci sono evidenze in parallelo del fatto che il virus circolava in Europa ben prima di quando sono stati identificati i primi casi umani in Cina. E quindi questo spiegherebbe anche in parte come mai non si è riusciti a risalire al caso indice, al paziente zero, diciamo, nei cluster di Codogno e di Vo, per esempio, perché ci si è focalizzati tantissimo sulla storia di viaggio, di contatti con persone che venissero dalla Cina, e quindi invece è possibile che ci siano state delle condizioni particolari, ed è questo che gli esperti stanno cercando di capire, che hanno favorito l'attivazione di una maggiore virulenza del virus e il momento in cui effettivamente questo ha portato allo scoppio dell'epidemia. C'è anche da capire, inoltre, se casi di polmonite che si sono verificati nell'anno scorso possano effettivamente essere stati dovuti a questo e non sono stati riconosciuti al tempo. Quindi queste sono le problematiche. Sì, devo anche dar merito che qui in istituto il gruppo della dottoressa Bonadonna, La Rosa e Lucentini hanno appunto pubblicato di aver trovato il virus acque reflue il 18 dicembre sia a Milano che a Torino, però magari ci scambiamo gli articoli su questa questione, perché anche il dato di Barcellona era del 2020, il fatto di averlo trovato a marzo 2019 è una No, novità no. anche per noi. Sì. Un altro collega dell'istituto, Aurelio Caffaro, chiede se ci sono novità sui frequenti cluster di infezione nei macelli. Parte poi della risposta, la darò pure io. Ci sono Dettagli non credo di poterne dare. In quale senso la richiesta relativa a novità? Non lo so. Comunque, sì, ci sono stati vari cluster in Italia, come sappiamo, ma anche in Germania, e quindi questo è un ambiente dove ci sono delle condizioni particolari, evidentemente. Non so che cosa volevi aggiungere tu. Sì, non tutti sanno perché è un lavoro del Comitato Tecnico Scientifico che ha commissionato all'Istituto e all'INAIL, c'è un gruppo di lavoro sulla trasmissione all'interno dei macelli su cui stiamo lavorando e quindi chiedo al collega Aurelio Caffaro di raccordarsi con me, con il dottor Brambilla, che lo aggiorniamo su questa che è una delle questioni importanti perché non è ancora chiarissimo la modalità con cui all'interno delle industrie alimentari si infettano i lavoratori e stiamo cercando appunto attraverso un questionario di fare una survey nazionale, stante il fatto che ci sono almeno 4 o 5 evidenze di cluster legate a questo tipo di lavoro. Quindi bene. Bene. Sono le 14:30, chiedo di nuovo alla regia se ci sono domande da remoto, ma non vedo. E allora, perfetto, e allora non mi resta che ringraziare Benedetta, salvo che non debba dire l'ultimissima cosa.
No, volevo solo dire che purtroppo, cioè, che siamo abbastanza preoccupati del fatto che le comunicazioni che abbiamo fatto la settimana scorsa, anche in conferenza stampa da parte mia e da parte della mia collega Maria Van Kerkhove, sulla trasmissione erogena, sono state interpretate in maniera distorta, compreso il TG1 di ieri sera. Quindi io chiederei alla comunità scientifica che mi sta ascoltando e che è rappresentata anche dall'istituto di leggere attentamente lo scientific brief che abbiamo fatto e di aiutarci appunto a veicolare un'informazione più corretta, perché ovviamente le persone sono spaventate. E ovviamente ci sono discussioni sulle implicazioni che questo può avere, e quindi è molto importante contestualizzare la questione e anche se appunto viene detto in maniera così grossolana che c'è una trasmissione per via aerea e in maniera grossolana e specifica. È importante precisare questo che cosa significa, insomma, o almeno quello che sappiamo fino ad oggi, che è quello che ho cercato di spiegarvi e soprattutto che è contenuto nel scientific brief. Bene, grazie molto e noi ci diamo appuntamento, cara, Grazie a voi. al settembre, alla ripresa dei meeting del mercoledì, perché sicuramente queste questioni sono da chiarire. Chi all'interno di questa comunità... Certamente, se ci sono delle altre domande. Sì, le giro io. Giro io in Ok, posta elettronica. Perfetto. Bene, d'accordo. Allora, grazie grazie a tutti e saluti ai colleghi dell'ISS. Ciao, grazie. molte, grazie. Bene. Allora, a me non resta che riprendere la nostra programmazione tradizionale e ho il piacere, la vedo qui davanti perché è qui in aula, di dare la parola alla collega Stefania Bellino, che lavora al Dipartimento Malattie Infettive, che ci fa questa volta lei l'onore di raccontarci l'aggiornamento dell'epidemiologia al 15 di luglio. Prego, dottoressa. E buonasera a tutti. Devo cliccare qui. Loro caricano. Loro caricano. Buonasera a tutti. Io vi darò un rapido aggiornamento della situazione epidemiologica a livello mondiale, europeo e poi ci soffermeremo sulla situazione italiana. L'ultimo report dell'OMS indica che le Americhe si confermano appunto il continente maggiormente colpito dall'epidemia di Covid, con circa 6 milioni e mezzo di infetti, e nelle ultime 24 ore oltre 142 mila casi, seguiti dall'Europa con circa 3 milioni di infezioni e oltre 18 mila casi nelle ultime 24 ore. Segue poi l'est mediterraneo, il sud-est asiatico con oltre 1 milione di casi, l'Africa con circa 500 mila e il Pacifico occidentale. Se consideriamo la situazione epidemica nell'ultima settimana, i paesi che hanno riportato oltre 100 mila casi sono gli Stati Uniti, il Brasile e l'India. Bisogna dire tuttavia che questi tre paesi non hanno mai adottato vere e proprie politiche di lockdown diffuse, chiusure generalizzate o politiche particolari di distanziamento sociale. Altri paesi che riportano un numero di casi compreso da 10.000 a 100.000 sono oltre il Messico, i paesi dell'America Latina, quindi Colombia, Perù, Cile e Argentina. O paesi asiatici come l'Arabia Saudita, l'Iran e l'Iraq, il Kazakistan e la Russia. E secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins, e quindi i paesi maggiormente colpiti dall'epidemia, si confermano gli Stati Uniti con oltre 3 milioni di casi, il Brasile con oltre 1 milione e 800 mila casi, l'India e la Russia intorno agli 800 mila casi e intorno ai 300 mila in Sud America, il Perù, il Cile, il Messico e il paese europeo maggiormente colpito si conferma la Gran Bretagna. Se consideriamo invece i paesi con maggiore incidenza negli ultimi 14 giorni,
Vediamo che la situazione cambia leggermente, poiché i paesi asiatici dell'Armenia e del Kazakistan sono quelli con una più alta incidenza a 14 giorni, seguiti da Israele, Montenegro, Lussemburgo, Nord Macedonia e Svezia. Come abbiamo detto precedentemente, gli Stati Uniti hanno riportato più di 3 milioni di casi e ormai, negli ultimi giorni riportano sempre oltre 60.000 casi. E, diciamo che la situazione degli Stati americani è un po' variegata. Quelli indicati in azzurro scuro sono i paesi maggiormente colpiti, diciamo che probabilmente sono un po' con più alta concentrazione anche di scambi, paesi diciamo che a maggiore scambio con l'estero, come ad esempio la California e la Florida e lo stato di New York. Se veniamo invece alla situazione europea, l'ultimo report dell'ECDC che riporta l'aggiornamento ogni 15 giorni, quindi questo è l'ultimo era nella seconda metà di giugno, e in diversi paesi si osserva un aumento dei casi e dei tassi di incidenza a 14 giorni, come ad esempio i paesi balcanici, che adesso diciamo l'area balcanica in Europa è una delle aree che preoccupa maggiormente, come la Macedonia del Nord, il Kosovo e il Montenegro. Anche se bisogna dire che la situazione è un po' variegata, perché ci sono sia paesi che segnalano sia un aumento dei casi, ma che hanno aumentato anche il numero di test eseguiti, come la Serbia e la Turchia, e altri paesi appunto dell'area balcanica, che invece continuano a segnalare un aumento dei casi e dei tassi di incidenza a fronte di numero di tamponi più o meno stabile. Ricapitolando un po' a livello mondiale le ultime emergenze, oltre a Stati Uniti e Brasile, Israele ha rinnovato per la terza volta lo stato di emergenza per un altro mese a fronte di nuovi picchi di infezione. Il Sudafrica si conferma il paese dell'Africa maggiormente colpito, con oltre 200.000 casi, e che sta registrando anche il Sudafrica ultimamente picco di infezioni giornaliere, così come il Messico. Anche il Madagascar è di nuovo in isolamento. La Spagna ultimamente ha disposto il lockdown per oltre 70.000 persone in Galizia e in 8 comuni della Catalogna. Hong Kong sta di nuovo affrontando la terza ondata di Covid e l'Australia ha chiuso appunto i confini tra il Nuovo Galles e Victoria a seguito di un picco di casi a Melbourne. Venendo alla situazione in Italia, l'Italia la scorsa settimana ha vietato l'ingresso a 13 paesi considerati particolarmente a rischio di infezione, e tra questi sia, come abbiamo detto precedentemente, alcuni paesi dell'area balcanica o paesi asiatici come il Bangladesh, l'Armenia, paesi arabi del Golfo come Oman e Kuwait, o Centro e Sud America, Brasile, Perù e Cile. Ricordiamo che appunto ad oggi l'ingresso in Italia da stati che non fanno parte dell'Unione Europea o dell'accordo di Schengen continua ad essere consentito solo per esigenze lavorative, di salute e di studio. Tuttavia l'Unione Europea ha stilato una lista di appunto di 14 stati considerati a basso rischio, e ai quali è consentito in ogni caso l'accesso nei paesi europei senza dover specificare alcuna motivazione. Venendo alla situazione epidemiologica italiana, e l'aggiornamento dell'ultimo mese ci dice che dopo diciamo, un picco di casi poco dopo tra il 20 e il 25 giugno, oltre 300, la situazione si è un po' stabilizzata intorno ai 200 casi giornalieri. Quindi il numero totale di casi nell'ultimo mese sono 5.572 e il numero di decessi 56. L'età mediana sta calando ulteriormente ed è ora di 47 anni e il 50% circa sono maschi. Le fasce di età maggiormente colpite sono quelle 19, comprese tra i 19 e i 50 anni e 51-70. Considerando la severità dei sintomi, la maggior parte dei soggetti comunque presentano uno stato asintomatico o paucisintomatico, quindi questi sono oltre il 50% in tutte le fasce di età, mentre sintomi seri o critici sono concentrati soprattutto nelle classi sopra 70 anni.
I dati diciamo, degli ultimi 15 giorni ci dicono che le regioni del nord si confermano quelle con la più alta incidenza. Quindi Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento. Considerando poi il numero assoluto di nuove infezioni negli ultimi 15 giorni, la Lombardia si conferma la regione con un più alto numero di casi, oltre 1.300, seguita dall'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Lazio e la Campania. I nuovi casi sono stati diagnosticati in 891 comuni e che quindi rappresentano circa il 10% dei comuni italiani. Questi comuni sono distribuiti un po' su tutto il territorio nazionale e questo ci conferma che il virus sta circolando un po' in tutte le regioni italiane. Quindi, in Italia ad oggi persiste una trasmissione diffusa del virus, che sta provocando, focolai anche di dimensioni rilevanti. Ad oggi ci sono quindi attivi in Italia più di 600 focolai, oltre 400 in Lombardia, 102 in Emilia-Romagna e nell'ultima settimana, sono emersi nuovi focolai, circa 100 nuovi focolai sono emersi. E ciò è dovuto comunque prevalentemente a persone che hanno viaggiato di recente all'estero o a trasmissioni familiari o di comunità. L'RT nazionale, quindi l'indice di trasmissibilità, rimane sotto l'1, anche se alcune regioni italiane hanno questo indice sopra l'1, ma bisogna dire che questo rialzo è dovuto prevalentemente all'insorgenza appunto di nuovi focolai. Quindi complessivamente però in Italia permane un quadro di bassa criticità. La scorsa settimana è stato pubblicato il terzo report congiunto Istat-Istituto Superiore di Sanità sull'impatto del Covid sulla mortalità in Italia. A maggio quindi si è esaurito l'eccesso di mortalità dei mesi precedenti. Quindi confrontando i dati rispetto al quinquennio precedente 2015-2019, a maggio abbiamo avuto un numero minore di decessi, in proporzione meno del 2%, a fronte di un aumento del 49, di un eccesso di mortalità del 49% a marzo e di oltre il 36% ad aprile. Quindi ad oggi, beh, i dati sono ovviamente aggiornati a maggio, solo nell'area ad alta diffusione persiste ancora un lieve eccesso di mortalità intorno al 4%. E il primato spetta sempre alla Lombardia, seguita dal Trentino-Alto Adige. E comunque nella maggior parte delle province, anche nella zona ad alta diffusione, i decessi del mese di maggio sono inferiori rispetto alla media del quinquennio precedente. Per loro il danno gratuito per E la uso sorveglianza nazionale, non tanto ha registrato, al quanti 31 maggio in totale 32.981 decessi. Di questi il perciò questo 46% sono rialza deceduti entro il spesso 31 marzo, il 42% nel mese di aprile sono e il operati 12% nel mese di al maggio. limite di E manualità in tutte le tre le aree, sia ad alta, media e bassa diffusione, si continua ad osservare quindi un progressivo calo dei decessi giornalieri. E dalla seconda metà di aprile si continua a osservare quindi un'inversione di tendenza nell'eccesso di mortalità, che è iniziata quindi a diminuire in entrambi i sessi e per tutte le età, sebbene ad un ritmo di intensità diverso, cioè si può notare che tanto più accentuato quanto più marcato è stato l'eccesso di mortalità nei mesi precedenti. In generale, nelle province ad alta diffusione, la mortalità per Covid ha contribuito al 28% della mortalità generale. Nei mesi di marzo-aprile è stato del 30%, mentre è sceso al 16% nel mese di maggio. Considerando, se vediamo il grafico che rappresenta appunto l'andamento settimanale dei decessi totali e di Covid nelle persone di età maggiore di 50 anni, si vede che successivamente alle settimane di picco tra il 22 e il 28 marzo si è osservato comunque un progressivo calo.
È stato pubblicato di recente un articolo condotto in Inghilterra sui fattori di rischio associati alla morte in pazienti Covid positivi. Quindi sono stati valutati i fattori demografici e clinici. E lo studio quindi ha raccolto dati sanitari per circa 17 milioni di pazienti inglesi e questi dati poi sono stati linkati con gli oltre 10.000 decessi avvenuti in Inghilterra. Quindi il rischio di morte per Covid è risultato associato all'essere maschio, a un'età maggiormente avanzata, ad uno stato di privazione. E pazienti di etnia nera e sudasiatica sono risultati avere un rischio più elevato rispetto ai caucasici, anche se il ruolo preponderante nel rischio di morte lo hanno svolto patologie preesistenti. Grazie per Ecco, l'attenzione. eccola. Grazie molte. Chiarissimo, interessantissimo, soprattutto come si è evoluta e come si sta evolvendo in questo periodo l'epidemia nel nostro paese a fronte di quello che sta succedendo nel mondo. Ed è altamente suggestivo che laddove, come noi, è stato fatto il lockdown, sono state prese le misure di lockdown, i risultati sono veramente diversi rispetto a dove invece non hanno fatto la stessa scelta di chiudere il paese totalmente come abbiamo fatto noi o parzialmente come hanno fatto altri. Credo che poi se ci sono domande lo scopriremo alla fine della nostra chiacchierata con la comunità scientifica che ci ascolta. E adesso passo al prossimo relatore con grande piacere che apro microfono per il collega Dario Manfellotto, internista e presidente di FADOI, la Società Scientifica della Medicina Interna. Credo che qui abbiamo sempre cercato in questo mercoledì di scienza di far parlare tutti gli specialisti, sia dell'ospedale che del territorio. E credo che uno spazio meriti la medicina interna e soprattutto la sua modalità di gestione ospedaliera del Covid. Sarà molto interessante sentirla, ascoltarla, soprattutto per i dati della recente survey che FADOI ha voluto fare nel nostro territorio. Ringrazio Dario, lo vedo già in collegamento, gli passo subito la parola. Prego. Sì, sono qui, grazie Gigi per l'invito. Mando anche un ringraziamento all'amico professor Brusaferro. Ringrazio per l'invito perché mi dà la possibilità di far conoscere meglio qual è il ruolo della medicina interna ospedaliera e qual è stato il ruolo della medicina interna ospedaliera durante questa pandemia. La prossima diapositiva. La prossima. Conosciamo quali sono i dati. Ecco. Conosciamo quali sono i dati aggiornati dal Ministero al 2018 dei ricoveri negli ospedali italiani. Questi dati aggiornati al 2018, è inutile andare a cercare che si vede poco, ma vi dico io, 8.691.000 ricoveri nel 2018 distribuiti in 1.400 strutture presenti, di ricovero presenti nel paese, in tutto il territorio nazionale, una percentuale negli anni, una quota negli anni che oscilla fra 1,5 milioni e 2 milioni di ricoveri sono stati nelle medicine interne italiane. Codice 26, ancora impropriamente chiamato medicina generale, che noi stiamo cercando di trasformare definitivamente anche nella nomenclatura ministeriale in medicina interna. Avanti. 1.400 strutture, abbiamo detto, in Italia, sostanzialmente in ogni ospedale c'è, come i carabinieri, una divisione, un'unità operativa di medicina interna. L'IQVIA ha stimato 11.551 internisti in Italia, l'86% lavorano in ospedale. Molti di noi hanno una seconda specializzazione proprio per realizzare quello che è tipicamente la logica ospedaliera,
dipartimentale che noi viviamo all'interno delle nostre strutture, in cui ci sono anche varie competenze specialistiche che convivono e che determinano un approccio, permettono un approccio multidisciplinare alle malattie, soprattutto ai malati nostri con polipatologia e multimorbidità e cronicità. La prossima diapositiva. Se questa è la fotografia del sistema medicina interna, questa è la giornata ieri pomeriggio, prima dei dati che ci ha appena fornito la dottoressa Bellino, dell'aggiornamento del Covid-19 al 14 luglio 2020, che ci dà una situazione decisamente migliorata, che ci dà una notevole tranquillità, anche se nessuno di noi appunto deve mai dimenticare le cautele necessarie. Ma la prossima diapositiva: noi siamo partiti da una situazione, come tutti sapete, molto diversa, nella quale vi erano queste condizioni, tante volte ricordate, la scarsissima conoscenza di quello che stava avvenendo, un afflusso ai pronti soccorsi non governato, incoordinato, in mancanza di indicazioni e di raccomandazioni, e all'inizio una risposta ospedaliera concentrata su reparti iperspecialistici, alla ricerca della malattia infettiva, della pneumologia, della terapia intensiva. Poi si è capito che la malattia non era soltanto infettiva respiratoria, ma determinava una condizione multisistemica, di qui quindi a quella realizzazione di ospedali Covid, di centri Covid, insomma una struttura, come abbiamo visto, ospedaliera, come moderni, in parte come moderni sanatori tecnologici, ma con la struttura di concentrare tutti i malati con la stessa condizione di malattia, con la stessa infezione, all'interno di strutture che li potessero contenere tutti quanti, ricoverare tutti quanti. La prossima diapositiva. In questo scenario c'è stata una costante. La costante in era pre-Covid, ante Covidum natum potremmo dire, tanto più in periodo di pandemia e anche post-Covidum natum, in qualsiasi regione d'Italia, in qualsiasi ospedale, c'è la presenza di un'unità operativa di medicina interna e, come dicevo prima, le competenze multidisciplinari, la forte integrazione con gli altri specialisti dove presenti. In molte strutture di medicina interna la pneumologia fa parte integrante del dipartimento e dell'unità operativa, così come la nefrologia, così come accade per esempio nel mio ospedale e nella mia struttura. Ma anche una grande elasticità, come è successo, nella modulazione dei reparti. Avanti. Molti internisti, vivendo la situazione che si è verificata in questi mesi, hanno contribuito anche con loro esperienze, testimoniando sulla letteratura scientifica. L'amico Giovanni Gulli dell'ospedale di Avigliano, vicino Cuneo, ha scritto ma che ne è poi dei figli di un Dio minore, dei malati non Covid, perché c'era anche il problema dei malati non Covid che ovviamente non si ricoveravano, ed è il fenomeno che tutti abbiamo commentato, di quanto invece questa patologia sia stata semplicemente modificata. Però nonostante questo, in medicina interna continuavamo a ricoverare pazienti con altre condizioni di malattia non Covid. Altri internisti, Gino Corazza, Vincenzo Lenti e Antonio Di Sabatino di Pavia. Gino Corazza è stato past president della Società Italiana di Medicina Interna, l'altra società scientifica con cui condividiamo un percorso comune nell'ambito della medicina interna, che scrivono, ancora una volta testimoniando cosa stava succedendo, paradossalmente una disciplina che ha fatto il suo principale oggetto di studio e di lavoro sulla cronicità si è trovata a far fronte direttamente, acutamente, a un'epidemia acuta. Improvvisamente intere divisioni e unità operative di medicina interna sono state trasformate in un paio di giorni in reparti Covid, in questi nuovi, moderni padiglioni di tipo sanatoriale. Avanti, la prossima diapositiva. Alla luce delle nostre esperienze, di quello che veniva testimoniato, di quello che noi stavamo vedendo e stava succedendo, abbiamo deciso in piena epidemia, fine aprile, primi maggio, di fare un osservatorio e una survey sulla situazione che si stava verificando. Avanti, proprio per documentare la situazione che stavamo vivendo. Con qualche difficoltà, perché arrivava anche qualche rispostina cattiva, piccata, dicendo: ma noi qui siamo veramente in situazioni difficili, molto molto complicate, e voi ci venite a chiedere dei dati. Abbiamo inviato la survey a 150 unità operative, siamo riusciti ad avere 52 unità operative che hanno risposto, e i dati sono stati raccolti nel periodo che vedete indicato, metà
aprile, primi di maggio. Avanti. Abbiamo domandato se c'era un reparto Covid-19 nell'ospedale. Sì, sicuramente sì, nel 73% degli ospedali c'era un reparto Covid. Con questa distribuzione nelle unità di medicina interna che ospitavano il reparto Covid, 44% erano nel nord, 36% nel centro, 18% al sud, anche a testimoniare come questa survey era un campione rappresentativo e anche una sorta di proiezione statistica rispetto a quello che stava accadendo, ma anche una distribuzione geografica in qualche modo proporzionata alla distribuzione dell'infezione in tutto il nostro paese. Avanti. Si trattava di ospedali medio-piccoli, 28 ospedali, meno di 300 posti letto, fra 300 e 900, 21 ospedali grandi, 3 soltanto. Avanti. Ma cosa è emerso? Il dato più sostanziale, a mio avviso, è che al momento della survey i pazienti che erano stati ricoverati in medicina interna erano 378, di pazienti che erano stati trasferiti dalla medicina alla rianimazione 604, 4.500 i dimessi, 1.000 i pazienti deceduti, 16% in linea con gli ultimi dati che ci ha dato poco fa la dottoressa Bellino, ricoveri totali in medicina interna 6.650. Avanti, considerando quindi che i pazienti ricoverati in medicina interna erano 6.650, negli ospedali che avevamo interpellato il totale dei pazienti Covid ricoverati era stato 11.679, la medicina interna ha accolto e ricoverato quasi il 60%, 57,7% dei pazienti con Covid, quindi una altissima percentuale, una grande maggioranza dei pazienti ricoverati. Avanti. Ma anche ovviamente i medici internisti, gli infermieri di medicina interna che sono dedicati all'assistenza di questi pazienti è molto elevata, come vedete, ma anche avendo pagato in modo importante con una infezione, con una positività poi per Covid nel 15,9% dei casi per quello che riguardava i medici, nel 9,3% per quello che riguardava gli infermieri internistici. Avanti. Mi piace anche sottolineare un aspetto che è emerso da questa survey. Quando noi andavamo anche a domandare come venissero trattati in medicina interna i pazienti, l'89% dei pazienti erano in trattamento con eparina. Stiamo parlando di fine aprile, primi di maggio, quando ancora non era chiaro l'impegno della coagulazione, la malattia della coagulazione, la coagulopatia che si verifica nei pazienti Covid, ma già in qualche modo l'esperienza nel paziente complesso con insufficienza respiratoria aveva portato quasi tutti noi ad adottare questa terapia, così come facciamo abitualmente nei nostri pazienti critici con insufficienza respiratoria. Addirittura il 52% dei pazienti in medicina interna erano trattati con CPAP, quindi nelle semi-intensive gestite dalle medicine interne, nell'alta intensità medicina interna che c'è nella gran parte dei nostri ospedali, in particolare nel nord, e quindi con la possibilità di assistere al meglio i pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Avanti. Oltre a questa survey che abbiamo condotto a livello nazionale, contemporaneamente venivano raccolti anche dati. Noi siamo una società federale, quindi abbiamo le varie società regionali che sono federate, ma hanno notevole autonomia, totale autonomia. La FADO Lombardia ha fatto una survey e sullo European Journal of Internal Medicine Nino Mazzone, past presidente della FADOI, della mia società, attuale vicepresidente della Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche, della FISM, e Nicola Mumoli, primario di Magenta, hanno scritto questa lettera in cui segnalavano come si stesse riorganizzando la medicina interna italiana a fronte del Covid. 22 unità operative in Lombardia su 110, 2.489 casi Covid ricoverati in medicina interna, pazienti trattati con CPAP in medicina interna durante quei pochi giorni della survey 385, in terapia intensiva 339, un po' di meno, trattati con CPAP, 70-80% dei pazienti ricoverati in Lombardia con Covid erano ricoverati in medicina interna. Avanti, la prossima
diapositiva, nella quale ho tentato un esercizio grafico, perché molti di voi, tutti voi sicuramente, conoscete la famosa diapositiva immagine di Victor Zhou e Gene Bromwell sul continuum dell'aterosclerosi. Allora io l'ho un po' adattata, è un commento grafico a un lavoro che ho sottomesso da pochi giorni, il continuum del Covid. Se noi andiamo a considerare il Covid-19, abbiamo i fattori di rischio e i fattori, diciamo, di tipo fisiopatologico che in qualche modo intervengono: l'età, il sesso maschile, le comorbidità, la risposta infiammatoria e il livello della risposta citochinica, gli aspetti anatomoclinici, il danno endoteliale, il danno diffuso alveolare che si verifica nei polmoni, è stato ben documentato nelle serie autoptiche, la coagulopatia, fino alle complicanze d'organo e poi alla guarigione, al ritorno a casa oppure alla morte, con la possibilità di intervenire con questi modalità diagnostiche, blood test, blood gas, TAC, ecografia del torace e la terapia, gli steroidi, altro contributo che in qualche modo è stato più tardivamente inserito, ma che noi avevamo già inserito insieme all'eparina fin dall'inizio. Qui c'è eparin, c'è una A in più che ovviamente non c'entra niente, e poi la terapia antivirale, antibiotica e la ventilazione non invasiva e l'ossigenoterapia, sapendo poi che ci sono le complicanze, le conseguenze a lungo termine respiratorie, renali, cardiovascolari o anche di altra natura. Lo stiamo sapendo, conoscendo un po' alla volta. Avanti, e mi avvio alla conclusione del mio intervento, proprio per questo, per verificare quali siano le complicanze, qual è il follow e come seguire al meglio i pazienti, c'è una commissione che è stata istituita intersocietaria al Ministero della Salute, ne faccio parte come FADOI, ne fa parte la SIMI, la FISMA, tante altre società scientifiche ovviamente, le quali si sta discutendo come è il miglior, quale sia il miglior follow up dei pazienti, a partire dagli esami che possono essere effettuati, e quindi si sta andando a definire sulla base degli ultimi DPCM quali sono gli esami e i codici relativi agli esami che possono essere assunti dallo Stato, dalle regioni, quindi no, senza carico per il paziente, per poter seguire nel modo migliore questi nostri malati. Già alcune regioni sono partite da questo punto di vista, ma il Ministero vuole arrivare ad una possibile schema di riferimento nazionale. La regione Liguria ha già fatto una delibera prendendo spunto da un documento e dal percorso che è stato messo in piedi dalla medicina interna di Savona. Lo stesso ha fatto la Toscana partendo da quello che è stato fatto al Careggi. Avanti. Ho visto che c'è anche questa bozza che è stata presentata qualche webinar fa all'Istituto Superiore dall'amico Antinori, nel quale c'è questo percorso, questo PAC, vedete, col concorso di vari specialisti. Io credo che il medico internista, anche per l'esperienza che ha acquisito durante questi mesi e per la sua particolare competenza di gestire la complessità clinica, ma anche sociale, quindi la fragilità di questi pazienti, faccia a pieno titolo parte di questa equip. Avanti, la prossima diapositiva, perché il paziente può avere complicanze, dicevo, di vario genere. L'internista può anche dare questa risposta subintensivistica al momento dell'emergenza, e quindi rimodulare in questo ospedale fisarmonica che si allarga e si restringe a seconda delle necessità, in un approccio di area medica. A me piace parlare di area medica e non di singole specialità, in un'equipe multidisciplinare, e poi riorganizzare le attività ambulatoriali stimolando la crescita della telemedicina, e poi questo forte rapporto con il territorio fra la medicina interna ospedaliera e la medicina generale territoriale. Sono contento che dopo l'amico Gussoni, che parla dopo di me, un medico di medicina generale, parlerà proprio delle esperienze, quindi della necessaria sinergia che deve esserci con l'ospedale per accogliere questi pazienti. Avanti. Ecco, in questi giorni lo ricordava anche Benedetta Allegranzi, siamo tutti quanti stati molto spesso ospiti di televisioni, giornali, siamo finiti anche qualche volta a nostro malgrado sulla stampa,
anche troppo, ma è un modo comunque per comunicare. L'importante, come ricordava Allegranzi, è comunicare nel modo corretto. Questo è un editoriale che ho scritto sul Corriere della Sera, Corriere Salute, l'11 giugno, in cui sulla base delle linee di indirizzo per la riorganizzazione degli ospedali dopo il Covid, emanate dal Ministero della Salute, mi permettevo di intervenire concludendo in particolare in questo modo: ciò che serve in ospedale è la collaborazione fra specialisti e non è strategico investire sugli uni e dimenticare gli altri. Dire ci vuole più pneumologia, ci vuole più terapia intensiva, ci vuole più malattie infettive. L'ospedale si deve muovere congiuntamente in modo interdisciplinare a seconda delle necessità, ampliando o restringendo i reparti a seconda dell'afflusso di pazienti per assisterli al meglio. Speriamo, dicevo anche, che l'esperienza Covid serva a cambiare l'attuale impostazione aziendalistica e competitiva che tutti noi viviamo. Il sistema sanitario nazionale può essere economicamente sostenibile, ma si dovrebbe abbandonare la logica del budget a tutti i costi per passare a quella dell'investimento nella produzione e tutela della salute. La prossima diapositiva è soltanto per dirvi ancora una volta grazie per avermi invitato e avanti la prossima. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, siamo noi che ti ringraziamo per questa splendida finestra sul ruolo della medicina interna, che ha avuto nel nostro paese nella lotta al Covid. Peraltro, più volte tu non l'hai accennato, il reparto di medicina interna è stato di supplenza anche alla mancanza di reparti specialistici, per esempio le malattie infettive, la pneumologia, eccetera. Questa è una storia antica perché il medico internista è formato a tutto tondo e quindi pronto anche a mettersi a disposizione in caso di richieste anche super specialistiche. Bellissima presentazione, bellissimo il finale, anche molto stimolante, perché effettivamente se nulla abbiamo imparato da questo Covid abbiamo perso una grandissima occasione. Invece sono sicuro che questa grande comunità di scienza saprà prendere le lezioni apprese, come dicono gli anglosassoni, e vedere di trasformare il nostro sistema sanitario in un sistema sanitario sicuramente migliore nel senso delle sue performance. E quindi è benvenuta anche la tua proposta della terz'ultima slide. Torno a dire che poi se ci sono domande per il dibattito le facciamo dopo e per il rispetto anche degli altri relatori do subito la parola a Gualberto Gussoni, che all'interno di FADOI è direttore del Centro Studi, per una proposta di documento programmatico con alcune sigle di società scientifiche, per esempio Società Italiana di Medicina Farmaceutica, il Gruppo Italiano dei Data Manager, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, l'Associazione dei Farmaceutici dell'Industria. E quindi adesso comunque li specificherà meglio Gualberto Gussoni e ci presenta appunto la ricerca clinica in Italia post-Covid proposte per questo documento programmatico a tutta la nostra comunità di scienza. Dottor Gussoni, prego, le passo subito la parola, grazie di aver accettato di lavorare con noi. Grazie, grazie dottor Montinato, grazie all'Istituto per questa opportunità, per l'onore che ci fate di ospitare questa proposta all'interno di questa bellissima iniziativa. Io partirei proprio da una delle sue ultime frasi, cioè quella di cercare di prendere qualcosa di buono da questa tragedia che ha colpito l'umanità. E questo è stato proprio lo spirito con il quale queste associazioni scientifiche hanno provato a estrarre dall'esperienza della ricerca clinica in epoca Covid alcune indicazioni che potessero essere utili per una gestione di, ci auguriamo no, ma future situazioni emergenziali, ma anche della situazione standard della ricerca clinica e rendere quindi il nostro paese sempre più efficiente e competitivo da questo punto di vista. La prossima diapositiva è semplicemente la dichiarazione di assenza conflitto di interessi. La prossima. Bene, io credo che mai come in questo periodo, come in questi mesi, le speranze e le attenzioni del mondo siano rivolte alla ricerca. In PubMed, se andate alla voce Covid-19, oggi trovate oltre 30.000 articoli.
prodotti in poco più di 4-5 mesi. Abbiamo capito varie cose in questo periodo, ne abbiamo sentite anche oggi, ma l'incertezza rimane tanta e abbiamo visto anche qualche passo falso. Credo che mai nella storia sia successo che le due più prestigiose riviste cliniche abbiano dovuto ritirare quasi in contemporanea due articoli da loro poco prima pubblicati. La prossima. Abbiamo assistito a un'accelerazione mai vista. Le autorità hanno disposto misure di semplificazione dei processi di ricerca clinica e hanno rivolto una particolare attenzione verso ovviamente le opzioni terapeutiche o preventive che venivano via via proposte. Questa accelerazione si è vista anche dal punto di vista regolatorio, se è vero che a meno di 3 mesi dall'inizio dello studio pivotal per il Remdesivir, questo stesso farmaco ha ricevuto parere favorevole per l'indicazione terapeutica sia da FDA che da EMA. Prossima diapositiva. Ed è proprio in questo scenario mutato che le quattro associazioni scientifiche, AFI, FADOI, Gruppo Italiano Data Manager e SIMEF, e io voglio ringraziare i presidenti di queste associazioni che hanno dato mandato a un gruppo di colleghi di lavorare a questa progettualità, che abbiamo deciso di elaborare un documento programmatico che ha appunto come obiettivo quello del miglioramento della conduzione della ricerca clinica post esperienza Covid. Quindi un contributo offerto alle istituzioni, un contributo di riflessione da parte di professionisti aderenti a queste quattro associazioni e che rappresentano molte delle componenti che sono impegnate nella ricerca clinica nel nostro paese. La prossima. Per un doveroso ringraziamento al gruppo che ha appunto lavorato, ai 27 colleghi che hanno partecipato all'elaborazione di questo documento. La prossima. Bene, i contenuti del documento sono essenzialmente strutturati in 5 mini capitoli. È un documento molto, molto agile, sono 4 pagine, lo potete scaricare dai siti delle diverse associazioni. E i mini capitoli riguardano l'attivazione degli studi, le figure professionali per la ricerca clinica, la partecipazione dei pazienti, il monitoraggio dello studio visto dalla prospettiva del promotore e poi alcune considerazioni su alcuni aspetti di principio di ordine generale. Per ciascuno di questi microcapitoli, rapidamente illustrerò quali sono le raccomandazioni essenziali che vengono espresse e poi cercherò di dare una piccola chiave interpretativa su quali potrebbero essere condizioni ostative oppure condizioni che a nostro parere sono a supporto dell'implementazione di queste raccomandazioni. La prossima. Il primo aspetto riguarda l'attivazione degli studi, quindi le procedure autorizzative. E la nostra proposta è molto semplice apparentemente, ma credo che anche nella sostanza lo sia. Cioè prendere ciò che è stato fatto in forma di semplificata durante il periodo Covid e applicarlo in maniera standard. Ovviamente. E qui voglio essere chiaro, quello che è stato fatto durante l'epoca Covid è stato identificare, oltre all'autorità competente, AIFA, un comitato etico specifico, quello dell'Istituto Spallanzani. Noi non chiediamo, anzi non vogliamo che questa condizione venga riprodotta nella norma, cioè che ci sia un solo comitato etico che delibera per tutte le sperimentazioni in Italia, sarebbe assolutamente non fattibile. Ma che per ogni protocollo venga scelto un comitato etico fra quelli esistenti a livello nazionale e che esprima un parere valido a livello nazionale. E questo sia possibile per tutte le tipologie di ricerca, quindi quella interventistica su farmaci, ma anche su dispositivi e anche la ricerca osservazionale. La prossima. Perché sì. Cioè, perché dovrebbe essere applicata questa indicazione? Perché in fondo è già prevista nel regolamento europeo del 2014, che forse entrerà in vigore nel 2021, e anche nella legge Lorenzin. Perché di fatto nell'esperienza Covid si è dimostrato che questo ha prodotto un'accelerazione nei tempi di approvazione. Non sarà così nella pratica, però insomma il miglioramento è sicuramente rilevante. E perché pensiamo che questa modalità possa essere utilmente adottata per tutte le tipologie di studio. La prossima. Tanto è vero che
Un'indicazione simile è emersa dal lavoro di un altro gruppo interdisciplinare al quale ha collaborato attivamente l'Istituto Superiore di Sanità e che verrà pubblicato come editoriale nel prossimo numero degli annali dell'Istituto Superiore di Sanità, dedicato agli studi osservazionali, nel quale sostanzialmente si diceva la stessa cosa. Cioè ci deve essere un parere dell'autorità competente e un parere unico, valido per tutto il territorio nazionale, di un solo comitato etico specificamente competente. La prossima. Quali potrebbero essere le obiezioni? Concentrare l'attività su pochi comitati etici e perdere la funzione di controllo dei comitati satelliti che attualmente si esprimono sullo stesso protocollo. Forse, anzi quasi sicuramente, la rapidità di valutazione vista con il Covid non sarà la stessa vista a regime, ma ripeto, secondo me comunque ci sarà un vantaggio. E poi l'altra possibile obiezione potrebbe essere, ma non c'è il rischio di valutazioni non adeguate o ottimistiche, concentrando tutto in un solo parere. La prossima, se questa è l'obiezione, la preoccupazione, tutto sommato quello che è successo nel periodo Covid sembrerebbe smentirlo. La prossima. Da questo report pubblicato sull'Annals of Internal Medicine della CTS AIFA, quasi 2/3 dei progetti presentati non sono stati approvati. Quindi, da qui si evince che probabilmente questo meccanismo non genererà una eccessiva, diciamo, lassismo nella valutazione dei progetti. La prossima. Questo è un punto sul quale noi siamo molto fortemente impegnati anche da tempo e che abbiamo con questa occasione voluto ri ripresentare. La questione delle figure professionali per la ricerca clinica. Cosa intendiamo per figure professionali? Sono quelle figure definite come study coordinator o data manager, coordinatori di ricerca, che poi vengono. Che lavorano in maniera indipendente oppure all'interno delle cosiddette clinical trial unit, non sono, voglio essere chiaro, i monitor delle CRO che vanno a fare il monitoraggio nei centri. Sono quelle persone che lavorano all'interno degli ospedali, fianco a fianco con i medici, con le research nurse o con gli infermieri in senso più generale e che collaborano attivamente a far andare avanti le ricerche da un punto di vista burocratico, amministrativo, operativo e non solo. Noi chiediamo, raccomandiamo che importante e poi queste sostituisce figure il professionali secondo. vengano implementate, inserite negli organici degli ospedali in maniera più rilevante dal punto di vista numerico, che possano avere un'adeguata preparazione e che si possano eventualmente beneficiare di accordi fra sponsor e l'ospedale per poter finanziare la presenza di questi ruoli. La prossima. Le obiezioni e i limiti possono essere diversi. La prima è più naturale, beh, queste figure qualcuno le deve pagare. La seconda è che spesso non sappiamo come inquadrarle. Laddove sono presenti vengono inquadrati con contratti a volte, diciamo, fantasiosi o comunque poco strutturati, poco standardizzati. E poi l'altra obiezione potrebbe essere: ma se vengono finanziati da una certa industria, non lavoreranno in realtà per il sistema, ma per quell'industria. Tutte obiezioni legittime. Quello che noi sosteniamo però è nella diapositiva successiva ed è che laddove queste figure sono presenti, vi sono dati che dimostrano che queste portano efficienza del sistema. La prossima, per favore. Portano efficienza e gli indicatori laddove questi professionisti sono attivi, gli indicatori di efficienza e di performance migliorano. E l'altra cosa che abbiamo visto durante il Covid è che proprio perché il personale sanitario era impegnatissimo e i comitati etici erano impegnati a valutare feasibility dei progetti, emendamenti e quant'altro, queste figure sono state ancora più importanti e ancora più di supporto di quanto normalmente non lo siano. La prossima. Terzo punto è quello che abbiamo chiamato partecipazione dei pazienti. Dentro questo mini capitolo ci sono tutte quelle procedure che sono state adottate durante il periodo Covid per ovviamente le necessità emergenziali, che comunque riguardano la possibilità di svolgere alcune procedure degli studi
vicino ai pazienti, quindi vicino al domicilio dei pazienti. Parliamo di visite, parliamo di procedure sperimentali, parliamo eventualmente della fornitura del farmaco a casa del paziente. La prossima. Beh, qui ovviamente le criticità possono essere diverse da quelle di natura metodologica. Una visita in ambulatorio, in ospedale è diversa da una visita video. I risultati, più sono evidentemente magari i laboratori coinvolti, possono essere variabili, quindi anche qui un'attenzione dal punto di vista della qualità dei dati. Spostare personale al domicilio dei pazienti può avere costi e può in qualche modo generare la difficoltà di estendere questa modalità a molti centri. La prossima. Però ci sono anche, credo, dei vantaggi e delle opportunità. Beh, intanto e comunque delle condizioni che noi riteniamo debbano essere applicate. Comunque sia, queste modalità operative avverrebbero sempre sotto la supervisione di personale o di strutture sanitarie, per esempio la farmacia ospedaliera nella gestione del farmaco sperimentale, e il nostro punto di vista è che queste procedure debbano comunque sempre essere definite a priori nel disegno, nel protocollo di studio e quindi validate e approvate poi dalle autorità competenti, che siano l'autorità competente o il comitato etico. La prossima. Il quarto punto è quello del monitoraggio dello studio, visto dal punto di vista del promotore. Capite bene che durante il periodo Covid diventava molto problematico applicare il metodo del monitoraggio on-site, cioè il monitor della CRO o dello sponsor che va presso il centro sperimentale. Quello che noi quindi raccomandiamo è che possano essere adottate. Non è la parola giusta, linee guida, potrebbe essere indirizzi guida, forse quella più corretta. Comunque, modalità che agevoli il monitoraggio da remoto e la verifica da remoto dei dati originali, con sistemi adeguati, con procedure più possibili uniformi e favorirla dove possibile l'implementazione delle cartelle cliniche elettroniche. Qui c'è un problema regolatorio, che il monitoraggio a remoto non è attualmente riconosciuto a livello regolatorio in ambito non Covid. Poi ci sono chiaramente le difficoltà o le problematiche di privacy sul garante, DPO e alcuni limiti tecnologici legati proprio alle caratteristiche delle cartelle elettroniche. La prossima. Però ci sono ormai disponibili molteplici modalità che consentono in sicurezza il monitoraggio da remoto. C'è anche un dato che vorrei ricordare. Fare una source data verification in digitale è probabilmente ancora più, anzi sicuramente più tracciabile, più documentabile che la verifica dei dati originali fatta da un monitor che va a vedere e non ha, come posso dire, la tracciatura di tutto quello che fa o non fa. L'altro possibile vantaggio sarebbe una riduzione dei costi. La prossima. E questo senza dimenticare che il mondo va verso una modernizzazione progressiva della operatività dei trial clinici. Ci sono addirittura protocolli nei quali oggi l'unità di riferimento non è più il centro di sperimentazione, ma è il singolo paziente. Si parla dei sideless trial. Quindi l'intelligenza artificiale, i big data, i dispositivi indossabili stanno creando condizioni per cui anche il mondo dell'operatività della ricerca sta cambiando. La prossima. E mi avvio alla conclusione. Questo è l'ultimo mini capitolo, sono quelle che riguardano le considerazioni aggiuntive, che noi non abbiamo approfondito, ma abbiamo voluto mettere all'attenzione delle istituzioni, per richiamare l'opportunità che, alcuni temi, come quello, della protezione dei dati personali, per esempio in riferimento alla possibilità di somministrare il consenso informato da remoto, oppure il coinvolgimento nelle sperimentazioni dei pazienti in stato di incoscienza o semi-incoscienza, due dimensioni amplificate in maniera esponenziale dall'emergenza Covid, possano essere affrontati in maniera più analitica, più strutturata, riuscendo a dare magari delle indicazioni più precise rispetto a quelle che attualmente abbiamo. E poi non guasta mai un richiamo alle risorse. Risorse per la ricerca sia dal punto di vista quantitativo ma anche della loro governance, perché va bene
e tutti lo auspichiamo, aumentare le risorse a disposizione della ricerca, ma quelle disponibili devono anche essere utilizzate in maniera congrua e sburocratizzando le procedure che spesso rendono difficile il loro utilizzo. La prossima. E parlando di aspetti come la protezione dei dati personali, i pazienti in condizioni di isolamento, eccetera, mi piace ricordare l'iniziativa dei rapporti Covid dell'Istituto Superiore di Sanità. Io ho avuto l'onore di partecipare al sottogruppo bioetica coordinato dal dottor Petrini, che ha prodotto una serie di contributi che spero, che sono sicuro, possano essere utili e di interesse per la comunità scientifica. E l'ultima diapositiva riporta alcune riflessioni conclusive. La prima è come ho aperto la relazione, cioè il dovere di cercare di imparare qualcosa e di creare opportunità da ciò che è successo. Il dovere anche perché ottimizzare la ricerca vuol dire rispondere a dei bisogni dei pazienti che in questo momento, in questi periodi, abbiamo trascurato. Per gestire la Covid non abbiamo gestito alla stessa maniera molte altre malattie. Semplificare, sburocratizzare, che è un po' l'intento di questo documento, non significa banalizzare né tantomeno essere spregiudicati. Con equilibrio si devono fare dei passi avanti anche da questo punto di vista, anche perché è verosimile che se non lo facciamo noi lo facciano altri. E infine un po' una provocazione, se la ricerca clinica come dimensione può essere un laboratorio per dimostrare che si possono valorizzare le misure adottate in emergenza e renderle quindi fruibili e utili anche per condizioni di normalità. Vi ringrazio a nome delle associazioni che hanno promosso il documento e sono ovviamente disponibile nel caso vi siano domande di approfondimento. Grazie. Da parte nostra alle proposte che ci ha presentato Gualberto Gussoni. Devo dire che se queste proposte fossero arrivate prima del Covid sarebbero state interessanti, sì, però in un certo senso rivoluzionarie e quindi da spostare. Invece, arrivate dopo il Covid diventano normali e solo da cercare di capire quando cominciamo a metterle in atto, anche Esatto. perché la cosa peggiore è proprio quella di perdere la memoria di quello che è successo in questi ultimi 4 mesi e non fare niente dopo che abbiamo imparato delle lezioni sulla nostra pelle. E devo anche dire che ovviamente per chi lavora in un istituto di ricerca come l'Istituto Superiore di Sanità con 2.000 ricercatori, la proposta di una figura professionale per la ricerca clinica è ovviamente la cosa migliore che ci si possa sentire proporre. Chiaramente il dialogo fra chi fa ricerca e chi fa clinica deve essere sempre un dialogo dove entrambi i mondi devono parlare una lingua capita da entrambi i mondi. Ed è un peccato che in Italia siano solo destinati le aziende ospedaliere universitarie per, diciamo, per vocazione alla ricerca e le aziende ospedaliere non universitarie, ma anche i 1.000 ospedali già citati anche da Dario Manfellotto, non possono fare ricerca, che non importa che siano piccoli, medio o grandi, l'importante è che ci sia la cultura del fare la ricerca e mai come in questo periodo abbiamo visto come di giorno in giorno cambiava quello che noi pensavamo fossero le soluzioni migliori cliniche, farmacologiche, per curare o perlomeno per cercare di trattare i pazienti affetti da Covid. Quindi grazie per queste proposte, ne discutiamo dopo e quindi passo adesso al collegamento con Ignazio Grattagliano che sostituisce Claudio Cricelli, che era presidente della Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie, perché pure loro hanno fatto un ragionamento sul Covid, sulla medicina generale, il suo ruolo, parte ce l'hanno già proposto, ma noi continuiamo ad ascoltarli perché è medicina generale con medicina del territorio, con medicina dell'ospedale, con l'università e tutti assieme vinciamo o tutti assieme perdiamo. Per cui è benvenuta,
la presentazione sull'organizzazione delle strutture sanitarie territoriali post-Covid e i nuovi aspetti della formazione medica continua. Per cui, caro Ignazio, ti passo subito la parola e ti ringrazio di voler continuare a seguirci, lavorare con noi. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io innanzitutto ci tengo a nome personale, ma soprattutto della mia società scientifica, la SIMG, a ringraziare il professor Brusaferro e il dottor Bertinato per lo spazio che più volte ci hanno concesso in queste settimane, che poi alla fine si è volto a concretizzare una serie di rapporti che sono, secondo il nostro punto di vista, ormai diventati stabilmente collaborativi con la produzione di una serie di documenti a cui abbiamo partecipato attivamente. Alcuni sono stati già presentati da Gualberto poc'anzi e che riguardano il gruppo di lavoro di bioetica. Io sarò molto breve. Sostituisco Claudio Cricelli, impossibilitato a partecipare oggi pomeriggio, presentando soltanto una serie di riflessioni che si riallacciano in parte involontariamente alle relazioni precedenti, a partire proprio da quanto diceva la professoressa Allegranzi in prima battuta questo pomeriggio, ma che poi si esplicano nelle ultime due o tre diapositive, sotto forma di open questions, ma anche di direct questions, direi, rivolte alle istituzioni, incluso l'Istituto Superiore di Sanità, a cui la medicina generale si rivolge sia da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista clinico-assistenziale. Prego la prossima. Dunque, la nuova situazione, ho intitolato così, è la medicina del territorio, avanti. In questa diapositiva, in cui siamo passati francamente e fortunatamente da una situazione di pandemia a una di endemia, volge lo sguardo verso l'organizzazione di sistemi che sono disponibili e pronti a garantire delle risposte rapide ed efficaci, sia nello stato, attuale, sia di fronte ad una possibile paventata nuova situazione emergenziale da Covid-19 o da altri virus o da quante possibili altre aggressioni siano futuribili. Ebbene, attualmente l'identikit dei nuovi pazienti Covid-19 in Italia dimostrano che provengono le fonti, i focolai di infezione da ambienti di lavoro. Abbiamo visto dei centri di macellazione delle carni, ma anche dei capannoni di ditte di spedizioni e così via, oppure da provenienza negli ultimissimi giorni anche da immigrazione da paesi extraeuropei e non solo. Sono diventati rari i focolai intrafamiliari, ma ce ne sono ancora. La maggior parte, se per non dire tutti, i pazienti sono pauci o addirittura asintomatici, per cui vanno incontro ad un isolamento domiciliare, quindi a delle cure domiciliari, ad una sorveglianza domiciliare e non più ad un ricovero ospedaliero, tenendo liberi così i reparti Covid e soprattutto le terapie intensive e le rianimazioni. Prego, la prossima. Quindi la medicina generale si pone delle nuove competenze. Ed in particolar modo si pone anche alcune domande. Innanzitutto, quali possano essere i rapporti con le USCA, cioè con le unità speciali di continuità assistenziali, che purtroppo sono differentemente organizzate, differentemente costituite da un punto di vista di organico e quindi di personale nelle varie regioni, ma direi anche addirittura nelle varie province. E fra l'altro anche con i dipartimenti di prevenzione con cui finora c'eravamo come medicina generale ben poco interfacciati e che l'emergenza Covid ci ha portato a interfacciarci e a conoscerci con i colleghi anche soprattutto da un punto di vista professionale. L'organizzazione degli ambienti di lavoro ci abbiamo già fatto menzione nell'intervento precedente qualche settimana fa e su cui sorvolerò rapidamente. Mantenere la comunicazione e l'informazione corretta con la popolazione, a questo mi riferivo a proposito dell'intervento della professoressa Allegranzi. Beh, il medico curante, il medico di medicina generale è quello che deve diffondere la corretta informazione presso i propri assistiti,
attraverso una comunicazione efficace ed efficiente, soprattutto in queste situazioni di emergenza. L'identificazione successiva delle popolazioni a rischio, e ovviamente qui abbiamo i soggetti fragili, i soggetti, deve tornare sulla precedente, soggetti fragili, i soggetti anziani, i soggetti malati cronici e su tutti quanti, ambiente incluso, attuare le misure di prevenzione laddove sono possibili e con le, migliori, e con i migliori sistemi. Prego, la prossima. La medicina generale ha degli obiettivi da perseguire e quindi, come dicevo già nel passaggio precedente, la comunicazione autorevole e un efficace coinvolgimento della comunità nella prevenzione, secondo noi, si applica e si raggiunge fondamentalmente attraverso il messaggio che il medico curante è in grado di trasmettere all'assistito, alla popolazione in senso generale, con uno sguardo alla comunità. Le strategie di sorveglianza attraverso applicazioni di strumenti informatici e non informatici che hanno reso il medico di famiglia medico sentinella a tutti gli effetti da questo punto di vista e quindi l'utilizzo di sistemi di monitoraggio con degli indicatori specifici, noi ne abbiamo messo in piedi uno che si chiama Covid Search che abbiamo già illustrato e che ha prodotto anche delle iniziali pubblicazioni scientifiche su riviste indexate internazionali. Mettere in rete il territorio con gli ospedali e con gli specialisti, e mi riallaccio alla importanza di questa rete che ha documentato nelle sue diapositive precedenti sia Gualberto, sia Gussoni, sia il collega internista Fadoi del Fatebene Fratelli. L'educazione e la formazione degli operatori sanitari a tutti i livelli, e su questo ci soffermeremo brevemente nelle prossime diapositive. Prego. L'organizzazione della medicina generale prevede appunto un'organizzazione dell'assistenza attraverso dei sistemi che servono a processare le richieste di appuntamenti e visite, gestendo il tutto quanto possibilmente realizzabile in forma in remoto. Perché questo ci garantisce una sicurezza e permette un accesso programmato e limitato in studio, appunto attraverso sistemi di prevenzione, igienizzazione, sanificazione degli ambienti, uso di DPI correttamente, comunicare attraverso la tecnologia applicata che possa essere utile ad organizzare il monitoraggio dei pazienti cronici a distanza, immaginate il diabetico, l'iperteso, che non c'è bisogno che venga in studio ed illustrarci la situazione, ma lo può fare attraverso le varie chat o i vari videoconsulti disponibili con i sistemi, con le piattaforme tecnologiche oggi messe a disposizione. Incentivare l'utilizzo di strumenti appunto di autogestione a domicilio nei malati cronici che siano in fase di stabilità clinica e che siano funzionalmente e cognitivamente autonomi affinché così si possa gestire meglio in remoto i processi di cura e i percorsi terapeutici messi in atto precedentemente. Prego, la prossima. Abbiamo qui in tre diapositive messo insieme delle domande che siano anche delle richieste, un po' come dicevo prima, alle istituzioni nazionali e anche all'Istituto Superiore di Sanità. Bene, la programmazione dell'assistenza. Teniamo presente che il carico di lavoro, il carico di gestione dei pazienti cronici, anziani, fragili, sta aumentando progressivamente molto rapidamente. E questo necessita di un potenziamento delle informatizzazioni degli studi e quindi delle relative indennità che possano aiutare la realizzazione di queste informatizzazioni. Necessità di aumento dell'attività di collaborazione infermieristica a livello di studio a domicilio attraverso anche una semplificazione nelle assunzioni di personale. Immaginate l'ondata di soggetti che dovrà andare incontro. Ci auguriamo alla vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica nel prossimo autunno e di quanto tempo avremo a disposizione per gli spazi anche inclusi per vaccinare queste persone attraverso dei sistemi che possano garantire la sicurezza di afflusso negli studi. E quindi non sappiamo però ancora, perché non abbiamo avuto delle risposte ufficiali né dal governo né dalle regioni sulla vaccinazione antinfluenzale di massa. Perché non sappiamo quale fasce di età realmente comprenderanno. Noi abbiamo fatto delle proposte, non sappiamo quindi quanti saranno numericamente i soggetti da vaccinare, la tempistica, la logistica, come dicevo prima, per la vaccinazione.
Non abbiamo ancora nelle nostre facoltà piena possibilità di prescrivibilità o di richiesta di esecuzione di esami diretti per il Covid, per il SARS-CoV-2, quindi di tampone. E in ultimo mancano ancora l'attivazione di fondi per investimenti sulle indagini di primo livello a livello degli ambulatori di medicina generale, dall'elettrocardiografia alla spirometria al monitoraggio delle 24 ore della pressione arteriosa, che semplificherebbero e abbatterebbero di molto le liste di attesa ingolfate ormai in queste settimane di riapertura degli ambulatori specialistici e dei centri specialistici. La prossima. Le domande sì, e le richieste valgono a soffermarci anche a garantire la continuità alla professione e alla formazione. Ebbene, si dovrebbe rivedere la maniera, diciamo, di ingresso alle facoltà di medicina, fino alla gestione di quel cosiddetto imbuto formativo. Dovremmo rivedere le modalità e il numero dei contratti per la formazione specialistica, che rimane inferiore a quella dei medici laureati ed abilitati, ed anche questo è stato sottolineato dalle regioni, che hanno valutato i reali fabbisogni a livello di utenza sanitaria. L'aggiornamento scientifico, ormai non è più soltanto il Covid, ma dobbiamo tornare a parlare, ad aggiornarci e a formare sulle altre patologie di grande impatto da un punto di vista sanitario. Eppure la formazione a distanza, fino a quando la continueremo a fare? Probabilmente dei canali si sono aperti, la continueremo, la porteremo avanti per diversi anni ancora, e probabilmente, diciamo, quasi per sempre. Però la formazione in presenza, da quando potrà ripartire e con quali modalità? Questo dovrebbero darci le risposte i nostri governatori. La formazione universitaria e post-universitaria: abbiamo sospeso i tirocini pratici degli studenti a fine percorso di laurea, ma anche dei colleghi in formazione specialistica. Ora si stanno riprendendo in non tutte le province, però con delle modalità che non sono uniformemente accettate in tutta Italia, e quindi anche di questo occorrerebbe parlarne. Ancora la prossima. Ovviamente da questo punto di vista vengono fuori una serie di questioni riguardanti aspetti normativi, di tempistica, di rapporti, e quindi di recente è stata licenziata la nota 97 per la prescrivibilità dei farmaci anticoagulanti orali in medicina generale. Si parla anche degli antidiabetici e dei broncodilatatori sottoposti a piano terapeutico. Ebbene, noi siamo sicuramente contenti di questo, ma abbiamo battagliato per tanti anni, ma occorre programmare anticipatamente la formazione, soprattutto perché abbiamo il dovere etico e professionale, diciamo, nei confronti dei giovani colleghi che hanno avuto un approccio formativo da parte degli specialisti e non da parte dei colleghi di medicina generale, proprio per l'introduzione di importanti novità prescrittive, quali sono state appunto concesse con la nota 97, si prevede, dicevo, per gli altri farmaci. E l'organizzazione degli ECM, le regole per il futuro: ci sono delle revisioni, quest'anno dovrebbero essere abbonate, ma come si giocheranno le carte nei prossimi anni? Ovviamente a questo si riallacciano lo snellimento delle pratiche ministeriali per l'accreditamento dei corsi di aggiornamento e di formazione, tenendo presente che attualmente le agenzie che gestiscono questi corsi, i congressi alla fine dei conti, insieme alle società scientifiche e alle aziende del farmaco, necessitano di 6-8 mesi di tempo per organizzare degli eventi importanti. Quindi, se dovessimo partire ora, per esempio, per organizzare un congresso di tipo nazionale, andremmo sicuramente a pensare a non prima di febbraio 2021. Ovviamente in tutto questo il Covid ci deve insegnare, necessita la deburocratizzazione della sperimentazione farmaco-clinica in medicina generale. Ne accennava prima il dottor Gussoni, lo accennava anche il dottor Bertinato. È importante che la sperimentazione venga condotta e sia agevolmente condotta anche in determinati studi medici della medicina generale. Con questo ho concluso, la prossima, e vi ringrazio e auguro buona estate, e per rivederci poi dopo la pausa. Grazie ancora.
famiglia. A questo punto vorrei organizzare la discussione perché le due ultime relazioni, quindi la mia e quella dell'autoressa Taranto di presentazione del video, in realtà sono di conclusione di questo ciclo di 25 meeting scientifici, per cui se possiamo anticipare le domande o in remoto o in posta elettronica, direi che facciamo bene, perché così riusciamo a animare la discussione subito. Io esco dal mio ruolo di moderatore, che l'ho fatto per quasi 25 volte senza fare domande, e chiedo però, ho due domande, una per la dottoressa Bellino. Noi credo che dobbiamo chiarire bene a tutta la comunità scientifica quali sono i rischi di focolai che abbiamo nelle prossime settimane, in particolare le infezioni da ritorno. Lei ci ha fatto vedere molto bene quali sono i paesi che sono stati, diciamo, banditi dal avere voli diretti, perché, ma tra questi peraltro ho notato che non c'è la Serbia, che invece l'Austria ha considerato uno dei paesi per cui non arrivare in aereo. Insomma, la comunità scientifica in questo periodo deve anche avere da noi qualche messaggio forte per vedere come l'epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità ritiene, dove ritiene più rischioso e dove ritiene più importante ancora lavorare con i propri pazienti e con le proprie comunità. Per cui se ci chiarisce un pochino quali suggerimenti ci sono per il controllo dei focolai, sarei molto contento. Dottoressa Bellino, prego. Sì, quindi il problema delle infezioni di ritorno si sta emergendo proprio in questi giorni, in queste settimane, e effettivamente ci stanno un po' di contraddizioni, come ad esempio appena sottolineato il dottor Bertinato, il problema della Serbia, perché risulta, diciamo, tra i paesi dove non c'è nessun controllo per accedere in Italia, e invece nei paesi balcanici il problema dell'epidemia da Covid sta emergendo sempre di più, per cui è in atto sicuramente nella comunità scientifica una discussione su eventualmente limitare gli accessi da altri paesi e quindi aumentare, diciamo, la lista, implementare la lista dei paesi bloccati per afflusso in Italia, che al momento risultano solo 13, ma che potrebbero essere molti di più. Il problema dei focolai permane proprio perché ad oggi ne abbiamo attivi più di 600 e stiamo cercando al massimo di contenerli. E comunque ribadiamo che la bassa criticità al momento considerata in Italia è proprio dovuta al fatto che non c'è un'epidemia in corso diffusa come in altri paesi, e non è considerata comunque una recrudescenza, ma sono comunque focolai localizzati che tutto sommato ci aspettavamo, perché ovviamente con una riapertura generalizzata sapevamo un po' tutti che appunto ci sarebbero stato. La cosa importante è controllarli, bloccarli, quindi testare subito tutti i contatti stretti, e diventa sempre più importante il contact tracing. Grazie. In attesa di altre domande, sempre mi arrogo l'ultima volta il ruolo anche di non solo di moderatore moderato, ma ho una domanda provocatoria per Dario Manfellotto, che ovviamente mi stimola perché la medicina interna ha avuto un ruolo importante e anche per le proposte che sono emerse dalla survey, ma è provocatoria, per cui a fin di bene accettela come provocazione. Ma se noi sto Covid-19 lo considerassimo un'infezione nosocomiale e basta, non sarebbe già tutto organizzato in maniera più facile, facilmente, al netto delle collaborazioni con l'infettivologo, il pneumologo, eccetera, e al netto di tutte le altre patologie infettive che vanno sotto le infezioni nosocomiali? Beh sì, è provocatoria e anche difficile, Gigi, la domanda. Devo dire che il problema però è stato proprio questo, che a un certo punto stavamo quasi dimenticando le infezioni nosocomiali e invece ci siamo resi conto di quanto ancora pesassero
quando ci siamo trovati a dover isolare le Klebsiella multiresistenti, gli stafilococchi, isolare l'Acinetobacter, isolare il clostridio e a non trovare neanche la possibilità di isolare i pazienti con il Covid. Sì, diciamo che derubricarla, o non so se come modificarla e interpretarla come infezione nosocomiale, diventa un po' difficile per le implicazioni sul territorio che ci stanno, però sicuramente è una simpatica provocazione che accetto volentieri. No, grazie, è proprio la risposta che mi aspetti, sarei aspettato da una persona come te. Vedo, chiedo alla regia se ci sono domande da remoto. Perfetto. Allora, una domanda per Gualberto Gussoni. Gualberto, la questione della formazione alla fine del Covid, tu l'hai accennata, ma secondo me. Peraltro l'ha ripresa anche Ignazio Grattagliano, è una questione non solo della medicina di famiglia, ma anche della medicina interna e comunque dei medici, ma anche del personale sanitario, quindi infermieri, tecnici vari. Potresti approfondire un po' di più i ragionamenti che avete fatto fra società scientifiche, perché questo, credo, le lezioni apprese da questo Covid ci hanno fatto vedere anche delle nuove modalità di formazione, anche a distanza, e quindi delle queste nuove che improvvisamente diventano normali, come abbiamo fatto per 25 volte queste riunioni scientifiche. Se ci puoi un po' aiutare a riportarci un po' i vostri ragionamenti, credo che siano di utilità per tutti. Certo, grazie. Io ho presentato un documento che era focalizzato sulla ricerca, ma è chiaro che in questo periodo ci siamo dovuti confrontare tutti con un modo diverso di capire, imparare, confrontarci per cercare di affrontare al meglio la situazione che ci siamo trovati a gestire. E ancora una volta il discorso poi alla fine, la filosofia è sempre la stessa, cioè cercare di trarre da questa esperienza ciò che di positivo ci può insegnare, ci può portare. E ci ha insegnato che effettivamente quelle modalità di formazione a distanza nelle varie tipologie e che nel mondo della formazione continua in medicina oggettivamente, salvo alcune diciamo realtà virtuose, erano state e sono tuttora, salvo appunto l'epoca Covid, marginali rispetto alle modalità residenziali, beh, devono entrare con un titolo più rilevante, con un impatto più rilevante nella dinamica. Questo vuol dire imparare anche a fare formazione in questo modo, perché comunque non ci si inventa, tra virgolette, formatore a distanza. Sembra banale, ma ci sono tecniche, modalità, attitudini che devono essere sviluppate e implementate. E questo credo che sia un'altra delle grosse sfide che dobbiamo sicuramente accettare e dobbiamo cercare di affrontare al meglio nei prossimi mesi e anche probabilmente per i prossimi anni. Cosa che in altri paesi magari c'è la maggiore abitudine a fare, noi tutto sommato adesso dobbiamo prendere anche questa ulteriore strada per poterla rendere più efficiente e quindi è anche, come posso dire, per certi versi venire incontro ad alcune esigenze che nel tempo abbiamo imparato ad essere, cioè noi abbiamo visto negli ultimi anni, per esempio, la sempre maggior difficoltà dei medici a spostarsi per fare interventi formativi residenziali, no? Perché l'impatto assistenziale è sempre più forte. Queste modalità a distanza magari aiutano anche da questo punto di vista. Ovviamente il Covid, che sia anche l'utilizzo sia per la formazione ma anche per la normale attività clinica della moderna tecnologia, perché per esempio in ospedale si usano i centri, i cosiddetti centri di simulazione, laddove esistono sono stati di grande aiuto. Laddove in ospedale si
c'è già attiva la telemedicina, è stata di grande aiuto la teletrasmissione dei cardiologi, ma anche la telediagnosi, eccetera. E quindi è virtuale vedere voi tre ragionare di come avere una second opinion, se è uno medico di famiglia nel suo ambulatorio verso l'internista, o se l'internista si trova davanti a un paziente che è ben noto al medico di famiglia, chiedergli: mi trasmetti i suoi dati che hai rilevato non solo in ambulatorio, ma anche attraverso la domotica, dopo aver attrezzato il domicilio proprio del paziente. Su questo credo che abbiamo imparato che è possibile farlo. L'abbiamo dovuto fare in 3 mesi, si poteva fare con più calma. L'abbiamo fatto, perché perderlo? Quindi, se Ignazio vuoi farci 2 battute, che poi ci avviamo verso le conclusioni, su queste nuove straordinarie opportunità, credo che sia a beneficio ovviamente di tutti noi. Grazie. Beh, noi abbiamo scritto in merito al cambiamento di quello che era la visita medica in presenza con quella che diventa visita medica virtuale, che a tutti gli effetti va rivista nel concetto, ma che da un punto di vista pratico e di utilità diventa anche di grande valenza. L'unico aspetto fondamentale, diciamo, che viene un po' meno di fronte a una mancanza di presenza per quanto riguarda il convegno, il corso di formazione o di aggiornamento, è quello della discussione. La discussione a volte porta a tirar fuori delle conclusioni e degli indirizzi che diversamente a distanza, per quanto ci siamo allenati in questi mesi e per quanto abbiamo valutato in questi mesi, rimane un po' più povera, ecco. Quindi questi aspetti, insieme a quelli che evidenziava Gualberto, cioè che i formatori che devono lavorare sulla formazione a distanza devono essere formati ed allenati per fare questo. Credo che siano le due grosse criticità che vadano affrontate per realizzare degli eventi validi, dei corsi validi, dell'aggiornamento valido per noi, ma anche per i giovani colleghi. Bene, grazie. Io qui ringrazio i relatori prima di fare alcune considerazioni dell'esperienza fatta attraverso i miti scientifici. Quindi ringrazio molto la collega Stefania Bellino, ringrazio molto Dario Manfellotto, ma comunque ci ritroveremo alla ripresa, anche Gualberto Gussoni e Ignazio Grattagliano. Chiedo alla regia se mi passa le slide per gli ultimi minuti di questa prima parte dei meeting scientifici per fare il punto di quello che è successo. Allora, la prossima diapositiva vi dà alcuni numeri. Abbiamo fatto 25 meeting scientifici della durata di 2 ore, spesso sforata, tutti i mercoledì dal 29 gennaio al 15 luglio, anche quando avevamo capito che non potevamo più muoverci. Quindi in questo senso abbiamo fatto anche un po' scuola, abbiamo detto: ragazzi, bisogna che ci organizziamo, non ci si muove, usiamo la tecnologia e comunichiamo in questa maniera. Quindi un grosso sforzo da parte dell'istituto e un grosso sforzo da parte dei colleghi che hanno accettato di guardare uno schermo e non interagire come normalmente si fa in una qualsiasi riunione scientifica. E ovviamente avevamo bisogno di garantire uno scambio scientifico di corsa tra esperti della materia e chi era in prima linea. E quindi abbiamo coinvolto il Ministero della Salute, AIFA, Agenas, INAIL, Istat, le regioni, molte aziende sanitarie, le università, le federazioni di categoria e molte società scientifiche e operatori di sanità pubblica nazionali e anche regionali, che ovviamente si sono uniti creando immediatamente, come nel nostro paese succede quando ci sono le emergenze, questa fantastica comunità di scienza dove il proprio ruolo, professore universitario o neo assunto, non era proprio la parte più importante, dovevamo trovare delle soluzioni. E ci hanno dato una mano più di 100 relatori. E hanno voluto collaborare anche attraverso i contributi con le domande, più di 1.850 collegamenti in videoconferenza,
per 12.500 visualizzazioni, quindi avevamo una media streaming di 600 persone a meeting scientifico. La prossima. Abbiamo anche visto quali erano gli argomenti che abbiamo, ovviamente anche su suggerimento dell'uditorio, voluto presentare, che erano proprio quelli poi più urgenti. Il 30% era l'epidemiologia che stava succedendo, era una questione importante. Ma poi, come avete visto, c'è anche il 14% la sorveglianza e l'organizzazione sanitaria, poi abbiamo un 10% sulla comunicazione e la formazione, poi abbiamo il ruolo delle tecnologie e la telemedicina, un 7%, ma un 7% anche le pratiche diagnostiche, e la preparedness è diventata anche uno degli argomenti molto importanti, e poi l'uso dei DPI, sul quale abbiamo ragionato tantissime volte. Abbiamo provato con la prossima diapositiva anche raccontarli, narrarli come storia. Mi date la prossima diapositiva, voi vedete che dal 29 di dicembre fino adesso abbiamo visto quali erano gli argomenti più selezionati e che più preoccupavano poi la comunità scientifica, preoccupavano nel senso di avere delle risposte immediate. E partendo dal 29 di gennaio, dove ovviamente abbiamo fatto il punto epidemiologico, la prevenzione del rischio infettivo, le popolazioni vulnerabili e un po' di ricerca e classificazione, vi ricordate, erano appena stati ricoverati i primi due cinesi, quindi avevamo le prime notizie. Man mano le preoccupazioni della comunità scientifica sono andate aumentando e a seconda del colore potrete riconoscere quelle che erano poi le vostre preoccupazioni, cioè quali erano i saperi di cui voi nella vostra attività corrente avevate bisogno. E questo è stato il compito della cabina di regia qui, cioè di cercare di rispondere, grazie alla collaborazione con tutti i colleghi, alle risposte, diciamo, che andavano, a cui andavano, dovevano essere date risposte in pochissimo tempo per persone che non avevano tempo, avevano ricoverate più di 100 polmoniti, 200 polmoniti, avevano spostato il reparto, avevano un reparto Covid nuovo, avevano modelli organizzativi impiantati, dovevano dialogare con il territorio, non erano poi così abituati, il territorio non era così abituato a dialogare con l'ospedale. Abbiamo dovuto riunire le forze, ne abbiamo fatto questa storia che in questa oggi si conclude con aspetti che riguardano l'ospedale e la medicina di famiglia e che vanno anche a incontrarsi con quello che sono i saperi internazionali, perché un'altra delle questioni importanti, abbiamo lavorato molto con l'OMS, con le CDC, anche perché questo tipo di pandemie, si chiamano pandemie, non hanno rispetto dei confini, ed ecco perché credo che una delle altre lezioni che abbiamo imparato è che ormai non possiamo più parlare di comunità scientifica italiana, ma dobbiamo parlare di comunità scientifica internazionale, e questo è un altro dei messaggi su cui ragioneremo per la ripresa dei lavori. Con la prossima diapositiva vado verso le conclusioni, però non mi esimio da una questione che è quella di ragionare con le pillole di storia delle pestilenze, perché un'altra delle lezioni che abbiamo imparato è quella di non perdere la memoria di quello che è successo. Abbiamo visto che molti dei nostri concittadini hanno perso un pochino la memoria, l'abitudine di utilizzare le mascherine, si ritengono già fuori dal problema. Noi non dobbiamo perdere la memoria di tutto quello che abbiamo imparato. Questa immagine del 500 è il ponte votivo che i veneziani hanno eretto in onore del Redentore, vedete quella chiesa che c'è lì in fondo, perché per rendere grazie della cessata pestilenza. La prossima diapositiva vi fa vedere che era una questione talmente importante che nel 1575, per due anni, Venezia è colpita da una terribile epidemia di peste, città lagunare che non la vedeva da alcuni secoli in questa maniera. 50.000 persone sono morte su una popolazione di era 120-130.000 persone, quindi un terzo della popolazione è morto.
peste di origine turco-ungherese, giunta a Venezia, passando anche per Trento, e arrivava in un momento difficile per la città. La via della seta passava da Istanbul, da Costantinopoli, ma passava anche per l'Europa centrale. E la Serenissima aveva già perso molti territori, tra cui Cipro, e non voleva far vedere la vulnerabilità che aveva conseguito la società veneziana, la forza della Repubblica che per circa 1000 anni è rimasta al potere. E allora ha cercato di nascondere un pochino la drammaticità dei fatti e ha lasciato un pochino andare avanti l'epidemia, cose che si sono viste da qualche parte del mondo oppure qua da noi. Solo in un secondo tempo i provveditori alla sanità, quello che oggi chiamiamo ministro della sanità, adottarono le misure necessarie, isolando i contagi dal morbo e tentando di combattere la malattia, cose già viste anche in questo periodo. Il lazzaretto, parola inventata a Venezia, che deriva dal nome di un'isola che si chiama Santa Maria di Nazareth, poi è stata volgarizzata in lazzaretto, venivano presi e portati isolati gli appestati, tra cui il famoso architetto, il Sansovino, e se poi erano contagio era certo, venivano trasferiti nel lazzaretto che oggi si chiama Lazzaretto Vecchio. Gli appestati arrivavano a migliaia. Il Senato della Repubblica diede l'autorizzazione di ammassare le persone su barche e navi ancorate in prossimità delle due isole, quello che sta succedendo in questi giorni anche nel nostro paese. In tutta la città nel frattempo si accendevano fuochi purificatori utilizzando il legno di ginepro, il cui fumo, secondo i medici del tempo, avrebbe dovuto contrastare la peste, e c'erano i medici padovani che erano ancora legati alla medicina degli umori, e invece i medici veneziani dicevano no, è contagio da persona a persona. Anche lì un dibattito già visto in questi giorni su chi dice che il virus è più forte o chi è meno forte, che l'epidemia è finita, sta finendo, è più debole, eccetera. Tra questi, Tiziano Vecellio, 90enne, viene contagiato, morì nel 27 agosto del 1576. Solo un mese dopo che la peste gli aveva portato via il figlio, Orazio. Ma a differenza di molti altri, Tiziano non fu sepolto in una fossa comune, ma nella chiesa dei Frari, seppur con un funerale svoltosi in tutta fretta. Anche questo già visto in questo periodo, non potevamo celebrare i funerali. E quindi la prossima diapositiva vi fa vedere quello che è adesso la festa del Redentore, che capita esattamente sabato prossimo, dove viene fatto il ponte votivo. Non vengono fatti i fuochi quest'anno, però è dal 1573 che i veneziani, per ringraziare il Redentore che è terminata la pestilenza, e lì mi ricordo la passeggiata di Padre Francesco in Via della Conciliazione, ripetono ogni anno questa cerimonia per ringraziare di questa terminata pestilenza. Tutto questo per non perdere la memoria, ma con questo io chiudo e chiedo la prossima diapositiva per ringraziare tutte le istituzioni nazionali e regionali, le società scientifiche, devo anche citare Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia, che ci segue con grande attenzione in tutto questo periodo, agli appuntamento ovviamente a settembre alla ripresa dei mercoledì, però non posso non ringraziare le persone che in segreteria scientifica hanno lavorato per farli funzionare questi webinar: Cinzia Miracco, Licia Baciocchi, Gianfranco Brambilla, Aurora Angelozzi, Susanna Caminada. E poi un grazie sentito alla nostra cabina di regia, assistenza aule, quindi Giulio D'Antoni, Paolo Toscano, Massimo Cantello, Fabrizio Ramacci, Fabio Cacioni e il loro capo Alfonso Mazzaccara. Non posso però non ringraziare l'ufficio stampa per il supporto e tutta la presidenza, e in particolare Giovanni Assogna, che era qui da queste parti. Con questo io do appuntamento al mese di settembre. È stata un'esperienza straordinaria, incredibile. Grazie a tutti voi per il contributo che avete dato al comunicare la scienza e i grandi risultati che siamo riusciti ad ottenere in questi grandi mesi. Non mi resta altro che dare la parola a Mirella Taranto, capo ufficio stampa, che ci presenta un video con il quale noi spero che andremo in vacanza, dal titolo "Per non tornare indietro". Prego Mirella.
Grazie, dottor Bettinato, per questo invito, perché questo video vorremmo che fosse viralizzato il più possibile. E arriva in una fase della pandemia molto particolare, perché risente ovviamente della stanchezza generalizzata di questi mesi che sono stati faticosi per tutti, sia per chi stava qui a lavorare, sia per chi stava fuori, sia per chi faceva il lavoro da casa. E quindi particolarmente è viva la voglia di ritornare, di riprendere la vita per tutti, e arriva in una fase quindi in cui anche forti di numeri che sembrano radicalmente cambiati in un paese che ha sofferto l'impatto col virus, si è abbassata la percezione di una pandemia. E soprattutto si è abbassata anche la percezione del rischio di tutti quanti, perché c'è anche una volontà, anche psicologica, di voler sentire che questo rischio non c'è. Proprio per questo il gruppo di lavoro sulla comunicazione, lo stesso. Non so se vi ricordate che ha redatto il manifesto, il primo manifesto che avevamo fatto in collaborazione con le società scientifiche per la prevenzione del virus, quando ancora non era chiaro, diciamo, quello che sarebbe diventata poi la diffusione dell'epidemia. Era un decalogo, un manifesto decalogo che abbiamo fatto proprio grazie a questi webinar, grazie alla partecipazione delle persone che sono state con noi. Abbiamo pensato di farne uno, diciamo, a chiusura di questo ciclo, perché dove c'è la ripresa di una vita di relazione di cui abbiamo sentito la mancanza. E che ci fa dimenticare però che in tante parti, che sicuramente la situazione è cambiata, ma che in tante parti del mondo il virus circola ancora e quindi abbiamo sentito il bisogno di fare un richiamo comunque all'osservazione delle regole fondamentali per contenere l'epidemia e prevenire nuovi focolai. Abbiamo affidato il messaggio ai nostri ricercatori, abbiamo scelto di farlo con loro perché sono stati loro che questi mesi, io li ringrazio veramente perché sono stati loro che questi mesi sono stati giorno e notte, sia per la parte virologica quando c'erano i tamponi da confermare, voglio ricordarlo, sia per il calcolo della sorveglianza, dei casi, il rapporto faticoso con le regioni, non perché le regioni siano faticose, ma perché è faticoso raccogliere dati quotidianamente che non sono facili per nessuno, né per chi li trasmette, né per chi li raccoglie. Quindi hanno fatto un lavoro veramente eccezionale che durava fino a notte e io l'ho potuto vedere da vicino perché eravamo sempre lì all'ultima correzione quando andavamo in conferenza stampa. Quindi abbiamo deciso di dare proprio a loro, che l'epidemia l'hanno vissuta da vicino, diciamo di essere loro i testimonial, anche perché veramente in questo istituto si può dire che questo virus è stato visto a 360 gradi, tutti i gruppi di lavoro hanno lavorato proprio anche da tanti punti di vista. E per questo volevo anche dire che particolarmente l'abbiamo pensato per i giovani. Io abito dietro al Maxi e vi assicuro, fino alle 2 di notte ci sono assembramenti continui, costanti. E non c'è assolutamente la distanza di sicurezza, e tutto questo inizia intorno alle 7 di sera e finisce alle 2 di notte. Quindi proprio a loro, di cui comprendiamo, cioè questo non è un video che serve per dire che non dobbiamo riprendere a vivere, ma serve soprattutto per dire che questa ripresa deve riprendere senza dimenticare quello che è successo, quindi nel rispetto della salute di tutti e della memoria dei mesi passati. Buone vacanze a tutti.
mantieni sempre la distanza fisica, anche quando sei tra amici. Usa la mascherina e ricordati di buttarla nel bidone della indifferenziata. Lavati spesso le mani e non toccarti gli occhi, il naso e la bocca.